C'è un documentario del 2009 di Ermanno Olmi intitolato Le rupi del vino. È un progetto che rende omaggio alla viticoltura di Valtellina, alla sua storia e ai terrazzamenti costruiti sulle sue montagne, fazzoletti di terra strappati alla roccia per produrre vini di qualità. Uno degli aspetti più interessanti del film è la sua capacità di restituire, oltre al fascino di queste opere nate secoli fa, lo spirito delle persone che abitano quei luoghi e il senso profondo di comunità che il vino porta con sé. Io sono di quelle parti, ho parlato spesso con i vignaioli di lì e una cosa in particolare mi ha sempre colpito. Molti, moltissimi, appena si parla di eroicità, fanno un passo indietro nel tipico stile dei valtellinesi. Non si sentono rappresentati dalla parola eroe, perché per loro lavorare sui terrazzamenti fa parte del modo di vivere la propria terra, così come l'hanno sempre fatto le generazioni che sono arrivate prima. Vignaioli di montagna, sì, certo, consapevoli che qui la viticoltura è più difficile rispetto ad altre parti, e orgogliosi del proprio lavoro, ma senza l'idea di essere degli eroi. Perché parliamo di questo? Perché dalla metà del Novecento, quando si parla dei luoghi dove è più difficile coltivare la vite, si usa una particolare espressione, che ai vignaioli di Valtellina, e probabilmente non solo, può suonare altisonante, eccessiva, ma che invece, per gli appassionati che osservano da fuori questi mondi di fatica e di dedizione, rende bene l'idea. Viticoltura eroica. Io sono Jacopo Cossater, faccio il giornalista. E io sono Graziano Nani. Entrambi scriviamo di vino. In questo podcast di Cora Media raccontiamo il suo lato più facile e le sue storie. Si chiama Vino Vicino. Chicche, percorsi e sapori in compagnia di Signor Vino. Ma cos'è esattamente la viticoltura eroica? Può sembrare un'espressione dal significato vago, invece no. Per tutelare e valorizzare le forme di viticoltura più difficili e i relativi luoghi, nel 1987 nasce ad Aosta un organismo internazionale chiamato CERVIM. Parlano specificatamente di viticoltura eroica e fissano una serie di parametri necessari perché una forma di viticoltura possa definirsi tale. Prima, però, uno spoiler. No, la viticoltura eroica non è solo quella di montagna. Lo vedremo tra poco. Esistono quattro requisiti specifici e la pratica agricola deve rispondere almeno a uno di questi perché si possa usare questa dicitura. Il primo, quello che tutti si aspettano, è legato alle pendenze dei terreni, che devono superare il 30%. Questo naturalmente rende tutto più difficile, per l'uomo innanzitutto, che deve svolgere le diverse attività agricole affrontando salite e discese impegnative. Poi c'è l'impossibilità di meccanizzare il lavoro, visto che su queste pendenze praticamente non si può lavorare con le macchine che generalmente vengono utilizzate nella viticoltura. C'è un ulteriore fattore chiave. In genere le estensioni di questi vigneti sono limitate, quindi dal punto di vista quantitativo la produzione è sempre esigua. Di conseguenza il lavoro deve essere orientato a un'elevata qualità e quindi ha senso soltanto quando si tratta di terreni altamente vocati. Un secondo requisito che consente di parlare di viticoltura eroica è il fatto che la coltivazione avvenga su terrazze o gradoni. Tra i casi forse più noti c'è quello della Valtellina, di cui parlavamo, e dei suoi terrazzamenti. Sono capolavori che incarnano l'equilibrio fragile che lega l'uomo e la natura. Si prende, si dà, nulla è scontato, e le fatiche sono enormi, anche per strappare alla roccia il più piccolo fazzoletto di terra. Un terzo requisito che abilita la parola eroica è l'altitudine. Più si va in alto e più è complicato fare vino. Esistono però contesti dove un insieme di fattori, tra cui la varietà del vigneto, l'abilità dell'uomo e il territorio, rendono possibile la coltivazione della vite ad altitudini notevoli. In Val d'Aosta e Alto Adige si possono trovare ad esempio vigneti a 800, 900 e anche sopra i 1000 metri, fino ad arrivare nei casi più estremi anche oltre i 1300. L'ultimo punto, come anticipato, sottolinea come viticoltura eroica non significhi per forza montagna. Il quarto requisito, infatti, parla di coltivazione su piccole isole. Come quelle della Laguna di Venezia, dove l'acqua alta arriva a sommergere le vigne e si vendemmia con la barca. Terreni sospesi tra acqua e terra, dove le radici sfiorano l'acqua salata del mare e la loro stessa vita è costantemente in discussione. Parlando sempre di mare, abbiamo poi Pantelleria, con le viti ad alberello coltivate in speciali conche per essere protette dal vento.
Ci sono casi poi in cui la presenza del mare convive con pendenze vertiginose. Ad esempio le vigne dove viene prodotto il famoso Chacchetrà, noto passito prodotto in Liguria nella zona delle Cinque Terre. Altro caso è quello del Fiordo di Furore, nella zona della costiera amalfitana, dove la roccia presenta un'enorme spaccatura ricoperta di uliveti, limoneti e vigneti. Come possiamo vedere, sono situazioni territoriali che ritroviamo spesso nel nostro paese. Non è un caso che il concetto di viticoltura eroica sia nato proprio in Italia, che ha paesaggi straordinari ma estremamente delicati, caratterizzati da difficoltà strutturali, geologiche, ambientali, dove l'isolamento è un'ulteriore complicazione. Luoghi vocati alla produzione di grandi vini, ma dove lo sforzo è talmente grande che se non tutelati rischiano di venire abbandonati. A questo proposito vale la pena parlare ancora un po' di Valtellina, una valle alpina lunga 126 km e larga 66. Qui, nei secoli, i contadini, per permettere di coltivare la vite, hanno costruito muretti a secco per un totale di 2.500 km, due volte la lunghezza dell'Italia. Le pendenze di queste vigne superano il 60% e si sale solo con le proprie gambe. La meccanizzazione è praticamente impossibile. Se in un vigneto normale servono circa 300 ore di lavoro l'anno per ettaro, qui siamo quasi a 1.000 ore. I contadini che coltivano questi vigneti non fanno solo grandi vini, ma curano e proteggono il paesaggio, sulla linea di quell'equilibrio sottile tra uomo e natura di cui parlavamo. Qui, nel 1850, gli ettari coltivati erano circa 5.500. Oggi ne rimangono meno di 1.000. Molte aree vitate rischiano letteralmente di scomparire. E insieme alle vigne e ai vignaioli, se ne andrebbero anche le tante isole di biodiversità che queste coltivazioni tengono in vita. Signor Vino fa una ricerca interessante sul territorio che permette di trovare nei negozi vere chicche. Cercate un'etichetta prodotta in una delle zone di cui vi abbiamo raccontato, magari proprio la Valtellina. Oltre a godere di vini di grande qualità, saprete di supportare lavori e progetti che possono davvero fare la differenza. Vino Vicino è una serie podcast realizzata da Cora Media per Signor Vino, scritta da Jacopo Manni con Jacopo Cossater. Le registrazioni studio sono di Luca Possi, la post-produzione e il sound design sono di Andrea Girelli, la producer è Monia Donati, la cura editoriale è di Graziano Nani.